time to make some sense of what you want. Il galoppo sardo è ripartito dai purosangue inglesi di 2 anni, i primi a scendere in pista nella prima giornata del 2020 della riunione estiva all'ippodromo di Chilivani. E i nastri di partenza 6 puledri, con Gritty Catherine che è sgabbiata come favorita al betting. La lieva del team Cotu coglieva in avvio un ottimo break, decidendo di farsi sfilare dalla volitiva capotesta, che di gas si portava con decisione al comando. Dietro, Daphne Delarguer cappeggiava il resto del drappello, che procedeva in modo sfilacciato, con Not To You che faceva fatica a seguire i parziali. Al contrario, Gritty Catherine controllava la situazione con Michael Rossini in cabina di regia, che si fa portare fino all'ingresso della retta finale dalla battistrada capotesta, per poi mollare gli ormeggi spostando a centropista, archiviando così facilmente la pratica in pochi tempi di galoppo, lasciando gli avversari in lotta per le piazze. Sul calo di capotesta, Daphne Delarguer provava a difendersi dallo spunto prodotto da No To You, che trovava la giusta pedalata nell'ultimo farron, per avere ragione sulla San Giuliano per la miglior piazza. Al quarto posto ha concluso capotesta. Gritty Catherine, da Gregorian, riporta al successo la connection di Tiresu Cotu, che abbiamo visto trionfare negli ultimi anni con appunti Anita Bay. A fine corsa le parole del jockey Michael Rossini, del morning jockey Massimo Marcialis e del signor Pasquale Tiresu, proprietario di Gritty Catherine. Michael Rossini, vincitore della prima corsa del 2020 nella PSI di 2 anni. Gritty Catherine. No, molto bene, ha rispettato il ruolo che aveva, che mi hanno detto la mattina, andava molto bene, ha dimostrato solo di essere una buona cavalla. Senti, si è fatto sfilare poi addirittura? Sì, mi ha detto di mettermi sui primi senza trovare molto traffico, è andato tutto bene, addirittura molto facile. Domanda d'obbligo, dal 1200 al 1600? Sì, no, ci può arrivare, perché però è anche molto spiccia, però credo che ci arrivi benissimo. Sì, adesso è stata anche una bella impressione, complimenti Michael per questa vittoria. Grazie mille. Massimo Marcialis. Buonasera a tutti e buon inizio di stagione. E il vostro è iniziato bene con una vittoria? Sì, è andata bene, dai. Ci credevamo, dai, è andata sulle nostre prospettive, dai, corso alla grande. Una valla che ha avuto già tanto lavoro, pronta. Magari non è al 100%, però beh, sono contento. Sì, anche perché ha fatto una bella corsa, insomma, non ha sprecato nulla. Sì, si è fatto portare e poi addirittura ha spostato, cioè ha vinto bene, non è che non gli ha chiesto manco tanto, dai. Ma ha detto che ne aveva, Michael mi ha detto che ne aveva ancora tanto da spendere. Comunque, bene, contenti. Alla grande, sì. Dai Massimo, è iniziato bene per il team Cotu, e sì. In bocca al lupo ovviamente, come grazie sempre per tutti. Il futuro. Pasquale Tiresu, titolare dei colori e proprietario di Gritty Catherine, contenti? Beh certo, il debutto dei puledri di 2 anni è sempre un'aspettativa che tutti i proprietari appassionati si aspettano di fare un bel debutto, poi se riesci anche a vincere la soddisfazione è doppia. Senta, a Rossini e a Marciali su Morning Joke ho chiesto la parte tecnica, lei gli chiede come è ricaduta la scelta su una figlia di Gregoria. Allora dico la verità, questa puledra l'ha comprata mio figlio a Goff, Luca, e ha scelto lui perché, ma più che sulla genealogia, lui ha puntato sulla morfologia. I meriti dell'acquisto sono di Luca. E l'hanno premiato Gianluca, che lo salutiamo, complimenti a tutto il team e ovviamente in bocca al lupo. Grazie. Questa comunque è la prima vittoria in tempo di coronavirus. Ecco, infatti. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SpoonRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SpoonRiver Biz Channel.